L'avevamo annunciato, ma vederlo con i nostri occhi è tutt'altra cosa. Campobasso, contrada Tappino, questa mattina, davanti all'ingresso del Gemelli Molise. Quelle porte da oggi sono chiuse per i nuovi pazienti oncologici. Chi ha bisogno di sottoporsi a cure radioterapiche dovrà andare altrove. Dove? Un malato di cancro non dovrebbe mai sopportare, insieme a quello di affrontare la grave malattia, l'ulteriore peso e fardello di una domanda a cui non è facile rispondere, non senza l'ulteriore carico di paura e disagi legato al fatto di non sapere a chi rivolgersi, a chi chiedere aiuto. La questione ormai nota, legata al mancato pagamento da parte della Regione delle prestazioni sanitarie erogate, è parte della contrapposizione in corso tra struttura commissariale e cliniche private accreditate. Solo per senso di responsabilità sarà proseguito e portato a termine il percorso terapeutico per i pazienti già in cura. Queste le parole del manager del Gemelli, Stefano Petracca, che ieri, dopo il drammatico annuncio dell'imminente blocco reso nel corso della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Campobasso, si era recato a Roma per investire della questione il governo centrale. Intanto, stamattina, davanti al Gemelli, abbiamo raccolto le impressioni della gente. Mi auguro che risolvano la problematica perché è un servizio molto, molto buono. Tipo io pure mio padre sta facendo delle terapie e sono molto contenta del servizio che propongono qui in struttura. Io penso che sia una cosa assolutamente negativa per gli utenti, perché sono saltate tutte le convenzioni. Praticamente uno per fare un esame deve attendere mesi e mesi. E allora ci si dimentica pure delle cose che sono state fatte in precedenza. E quindi non è più possibile andare avanti di questo passo. Ma io penso che il privato debba rimanere, anzi, forse, visto come trattano i pazienti, è un bene che resti così. Veramente qua sta, a posto di andare avanti, sta andando molto peggio. Però bisogna aiutare tutti quanti, sia le persone in difficoltà, anche pure chi ha possibilità pure. Penso che poi ci troveremo sicuramente disagiati, perché dove dobbiamo andare poi a parlare? Dobbiamo andare fuori. Noi siamo studenti di questo ospedale e stiamo firmando appunto per far riaprire questo reparto. È ingiusto. Se determinate esperienze non le fai, non puoi capire che potersi curare a casa è una cosa importante, che sia privato o pubblico. Io penso che quello che è importante è che si collabori affinché il servizio sanità possa essere accessibile comunque a tutti e che ci sia. Perché ripeto, io forse non sarei qui a parlare perché magari la storia si era fermata 2 anni fa. Io per esempio non lo so, ma i medici che stanno qui, se prescrivono la radioterapia, sanno che necessita e quindi non è che dovrebbero aspettare un'autorizzazione da un'altra struttura.